Finisce in parità 1-1 l'atteso incontro del Riviera delle Palme con il Notaresco che ha sfiorato il colpo grosso contro i marchigiani che si sono confermati squadra quadrata ed ostica. A conti fatti, viste le occasioni create e non concretizzate, i rossoblù avrebbero meritato la vittoria, ma un episodio nel finale, un calcio di rigore concesso ai locali, ha tolto il gusto dei tre punti alla compagine del presidente Di Giovanni, che aveva trovato il vantaggio grazie ad una splendida rete di Maio. Lo squalificato D'Alessandro e gli infortunati Sensi e Sciba, gli assenti a cui deve sopperire mister Davide Ciampelli del Porto d'Ascoli con l'ex elpidiense Aliffi che trova spazio sulla linea di difesa. Out Frederick Lopez Petruzzi e ancora una volta Loviso invece nel Notaresco con Massimo Epifani che riconsegna una maglia da titolare a Marchionni e Gallo. Lunga la fase di studio ed infatti i primi due tentativi, uno per parte, non creano troppe ansie alle rispettive difese. Al 17° è comoda la presa di testa sul tiro debole di Valenti, mentre al 21° la punizione dello specialista napolano da 30 e più metri termina sul fondo. Si vivacizza l'incontro dopo la mezz'ora per merito del Notaresco che al 36° è pericolosissimo con Gallo, il cui colpo di testa d'azione d'angolo mette i brividi al pubblico di casa. Quattro giri di lancette più tardi ci prova ancora Valenti che si libera bene ma il suo tentativo dal limite non turba i pensieri dell'estremo di casa che invece al 43° deve intervenire con un tuffo reattivo alla sua sinistra sull'insidiosa traiettoria sempre di Valenti direttamente dalla bandierina del corner. Nulla di fatto a riposo, con le immagini di Claudio Di Giacomo arriviamo alla ripresa che si apre al quarto con un tentativo dei marchigiani con Rossi dalla distanza, attento e sicuro Sciba. Ancora due minuti e torna a farsi pericoloso il Notaresco con il solito Valenti. Tutto nasce da un formidabile recupero difensivo di Blando che soffia il pallone a Napolano. Il 10 rossoblù riceve palla, salta a due avversari in bello stile, ma il tiro dal limite termina alto. Al 10° invece sgroppata di Pesce che trova in profondità Maio, il quale supera in velocità testa, in uscita, e calcia sull'esterno della rete. Azione comunque fermata dal secondo assistente per una posizione di fuorigioco del numero 9 abruzzese. Al 25° è ancora l'ispirato Valenti a provarci, ma la difesa di casa smorza il tentativo che non crea pericoli a testa. Bravo, un minuto più tardi, sul colpo di testa di Capitan Speranza sugli sviluppi di un angolo. Ma la mezz'ora è Francesco Maio a prendersi la scena, con una pennellata stupenda su punizione che non lascia scampo al numero 1 di casa, palla sotto la traversa e Notaresco in vantaggio, con il terzo gol stagionale per il numero 9, marcatura speciale visto che si tratta della numero 100 in carriera. I due tecnici con i cambi provano a mettere forze fresche in campo e dal 41° arriva il pari del Porto d'Ascoli, cross in area, a terra un giocatore di casa finisce a terra, l'arbitro Garofalo di Torre del Greco non ha dubbi e decreta la massima punizione. Sciba prova a intercettare ma il tiro di Napolano termina in rete per l'1-1 conclusivo. Mister, tante occasioni non concretizzate, eravate passati in vantaggio, poi c'è stato questo calcio di rigore discusso. Ma più che discusso, perché credo che dare un rigore del genere a 3 minuti dalla fine, dove credo che il mio giocatore è stato preso lui invece di prendere l'attaccante, il marcatore, quello che marcava, penso che sia di far rimanere con la mare in bocca. Dopo una partita, secondo me, giocata alla grande della mia squadra, perché sapevamo che loro sono bravi a difendere tutti dentro la metà campo e quindi quando una squadra si difende tutti dentro la metà campo e poi lo fanno bene perché hanno un allenatore bravo, è difficile trovare gli spazi e noi però siamo stati molto bravi, abbiamo anche palleggiato tecnicamente molto bene e poi ho detto ai ragazzi che poi i dettagli nel calcio fanno la differenza e abbiamo avuto diverse occasioni e dobbiamo essere più lucidi e più bravi a cercare anche il compagno a fargli far gol. Però sono contento perché poi veniamo da domenica, abbiamo fatto una grande partita, oggi ci siamo riconfermati contro, ripeto, una squadra che è ostica e, però se alla fine mi preme sottolineare la crescita di questo gruppo che sta crescendo e sta prendendo consapevolezza di quello che vuole l'allenatore. Oggi siamo stati, ripeto, sfortunati alla fine, ma rimane la prestazione, abbiamo perso 2 punti, se vogliamo chiamarli persi. Però il campionato è ancora lunghissimo, andiamo avanti e pensiamo alla prossima. Una partita caratterizzata da 2 episodi, nel senso che c'è stato grande equilibrio, secondo me, grande rispetto da parte di entrambe le squadre. Noi sapevamo di affrontare una squadra con grande qualità, con dei concetti di gioco importanti e che quindi per fare risultato oggi serviva a fare questo tipo di partita.
Peccato aver concesso quel calcio piazzato in una mattonella dove Maio, sappiamo, poteva farci male. C'è stata la parte centrale del secondo tempo dove abbiamo perso un po' di equilibrio e abbiamo concesso troppe ripartenze a campo aperto ad una squadra che ha gamba e qualità, e poi siamo stati bravi a riprenderla perché chiaramente quando vai sotto con una squadra così forte il più delle volte finisce che rimane una buona prestazione ma zero punti, e oggi invece una buona prestazione con punti e siamo soddisfatti. Era una settimana importante e difficile perché venivamo da una vittoria storica contro San Benedettese, quindi c'era il rischio di non gestirla bene. Siamo stati bravi, secondo me, a fare una buona settimana, a fare oggi la partita che serviva, e adesso dobbiamo stare attenti perché domenica c'è una partita, secondo me, difficilissima.